No, perché io... Anche se non suoni come Piaggeria o d'altro, ma vedendo le presentazioni, in particolar modo sia Montinari, ma tutti gli ospiti di questa serata, che penso che prima la faccio breve io e facentiamo loro, meglio è, perché in particolar modo in questi giorni credo che il valore della memoria, quello che è accaduto, che il procuratore Gratteri combatte tutti i giorni, e anche la sua battaglia, Costanzo, che ha fatto in quegli anni e negli anni successivi di testimonianza, ha forgiato molti di noi. Cioè, io sono uno di quelli che ha fatto giurisprudenza dopo quegli eventi lì, poi magari non è questo quello che sei, ma insomma, la nostra generazione dal maggio 92 è rimasta segnata in modo indelebile, per cui grazie anche per l'impegno che avete messo come comunicatori. In quella fase lì i talk furono molto utili per aiutare l'Italia a reagire e anche naturalmente le testimonianze, soprattutto le testimonianze di chi come Tina. Non si poteva fare a meno. Andiamo per ordine. Io ho conosciuto Matteo Renzi quando era presidente della provincia di Firenze e era poco più uscito dalla scuola dell'obbligo, e venne a trovarmi al Parioli per parlare poi di un progetto che non si realizzò. Beh, poi mi sono ritrovato presidente del Consiglio, segretario del PD, vabbè. E quindi grazie di essere qui. Se lei dovesse scegliere di andare a cena e ricevo un invito da Berlusconi, da Salvini e da D'Alema, da chi accetta l'invito? Io sono a dieta, per cui... No. In realtà avrei qualcosa da chiedere a tutti e tre. Prego. No, a cena di quando... Cioè, andrei con tutti e tre, ci tornerei, ci andrei a cena, perché mi piacerebbe sapere alcune cose. Berlusconi vorrei, sul patto del Nazareno, vedere chi l'ha rotto come e quando. Lui. Ma Per me sì, ovviamente. se ne può sempre fare un altro. Ora questo. Ah no, perché? D'Alema mi piacerebbe chiedergli alcune cose, come mai ha cambiato posizione su tante vicende. Salvini come fa a sostenere certe battaglie anche in modo talvolta inaccettabile, anche se Salvini il giorno dopo che ho perso il referendum è stato umano. Con me, talvolta non gli capita spesso, ma con me è stato umano mandandomi un messaggino molto bello da padre a padre, poi credo che sia la persona dalla quale sono più lontano in No, assoluto. perché? Ma lei è mica un migrante, fosse stato un migrante, Probabilmente sì, Salvini non certo. gli diceva queste cose, quindi, sai, Però diciamo a cena dei tre con nessuno, sono a dieta, per cui va bene così. Bene, io volevo chiederle se rimpiange i problemi che aveva da sindaco di Firenze rispetto a quelli di oggi. Non da oggi, Beh, da ora segretario. sono Ora. più tranquilla la Ora situazione. sì. Da presidente del Consiglio tu non puoi mai, mai avere un momento di tranquillità, nel senso che qualsiasi cosa accada c'hai sempre comunque o l'intelligence, i servizi segreti che ti informano che c'è un problema specifico o la preoccupazione per la disoccupazione, in particolar modo quella dei più giovani. Quindi da presidente del Consiglio proprio non hai un minuto di pace, mai, di tregua, mai. Da sindaco è una cosa diversa, perché quando c'hai un problema, sindaco, prendi la bicicletta e vai in mezzo alla gente. Io ho sempre fatto così, prendendo anche degli insulti, cioè il fiorentino, lei se lo immagina, il Sì. fiorentino, vede passare il sindaco in bicicletta. Già il fatto che non ti butti in terra è un fatto positivo, già il fatto che non ti faccia cadere in una buca, anche a Roma non scherzate, ma vabbè, no. Se no è polemica politica. Però sicuramente l'esperienza di sindaco è più bella. Gli fa ogni tanto un buffetto a Gentiloni, lei? Lei lo conosce meglio di me, Sì, Gentiloni. Gentiloni è una lo persona seria. conosco. No, una persona per bene E sicuramente quindi sì. tutti, io sono molto orgoglioso del fatto che quando ci fu l'elezione l'altra volta, nel 2013, Gentiloni l'avevano, quelli del PD, Bersani l'avevano tenuto fuori dalle liste. Ah. Si ricorda che io avevo perso le primarie con Bersani, Sì. no? E quindi mi avevano lasciato dei posti in lista, pochi posti in lista, in quello che chiamavano il giglio magico. E io fui molto felice di inserire quella ipotesi della candidatura di Gentiloni come uno dei posti sicuri, perché Entro era il giro. assurdo che lo tenessero fuori. Perché
E credo che stia facendo bene. Io penso che molti italiani siano contenti. Io penso che stia facendo bene, però non mi piace. Anzi, facciamogli un in bocca al lupo per il G7 che inizia domani. Allora. Bello Taormina per il G7, sono contento. Taormina, Perché lì ci fu una polemica di un importante leader internazionale che disse: la Sicilia. Il G7 era previsto a Firenze. Sì. E dissero: la Sicilia è solo mafia. Allora. Ha guardato Gratteca. No, guardo Gratteca calabrese, però insomma diciamo l'idea che la Sicilia sia rappresentata soltanto come mafia da parte di un leader importante, io non mi arrabbiai e disse facciamola a Taormina. Non è così. E io volevo dirle una cosa che è un po' fuori da quello che si è scritto, ma a me mi ha fatto un po' di tenerezza la sua telefonata che ha fatto a suo padre. Per dirgli, ma insomma, no, hai fatto la telefonata, non è... C'era un senso di protezione verso il padre più anziano, no? Che mi è piaciuta. E ho pensato anch'io, se mio padre fosse stato vivo, avrei fatto questa telefonata. Ma glielo volevo dire non per coinvolgimenti politici, solo perché mi era piaciuta. E come sta suo padre? No, lasciamo così. No, molto semplicemente. Quella vicenda è una vicenda un po' complicata da raccontare e rispetto ai problemi della vita, penso a chi ha perso un figlio, che è la cosa più innaturale e più assurda, i problemi che può attraversare mio padre sono una piccolezza, una piccineria. Il punto è che umanamente io ho riflettuto molto in questi mesi, perché è evidente che la situazione nella quale si trova mio padre deriva dal ruolo che ho svolto io. Poi, dopodiché, io ho sempre detto una cosa semplice. Tu vai davanti ai magistrati e fai la cosa più logica che si fa in questi casi, di la verità. Basta. Per chi come noi è cresciuto senza mai immaginare di trovarsi in vicende diverse, chi si trova di fronte a una vicenda che gli sembra più grande di lui, deve giocarla nel modo più chiaro e più trasparente possibile. Quello che mi colpisce in questa vicenda però non è il mio rapporto con mio padre o il rapporto di mio padre con i suoi nipoti, perché poi quando un nonno viene sbattuto in prima pagina, il clan dei nipoti prima gli dice che hai fatto nonno e poi si schiera a testuggine, siamo diversi figli e diversi nipoti. Quello però che mi colpisce in questa vicenda non è l'aspetto personale né la storia delle intercettazioni, che tanto si dice sempre la stessa cosa, che bisognerebbe regolarle, anzi il procuratore Gratteri aveva fatto una buona proposta che purtroppo non siamo stati in grado. L'ha fatta di recente una proposta. Beh, la fece due anni e mezzo fa. L'ho depositata il 31 dicembre 2014. Però lei sì, l'aveva fatta già qualche mese prima e poi la depositammo con la commissione che presidente. Dal 30 luglio al 31 dicembre 2014. Modifica 250 articoli tra codice penale, codice procedura penale, ordinamento. Diciamo, non entro nelle vicende penali. Scusi, Renzi, apro una parentesi. Lo sa che Gratteri, da quando è procuratore a Catanzaro, mi pare mi dice, hanno arrestato 1000 persone. Sì, bravo. Bravo. E allora un grande applauso. Bravo. Lei sa che io ho molta stima del procuratore Gratteri, e lo sa anche il procuratore Gratteri. Allo stesso modo dico che l'importante è che si arrivi a sentenza. Cioè, quello che io apprezzo in giudici come Gratteri è che dopo l'indagine cercano di arrivare a sentenza. Siccome non tutti, lo dico senza alcuna polemica, non sto parlando di Gratteri e lui sa bene a che cosa mi riferisco. Bisogna poi fare arrivare i processi a sentenza. A cosa si riferisce? E ce l'ha fa, perché glielo chiedo anche da me. Il riferimento, allora, evitando polemiche. Nella valutazione di un magistrato si veda anche il rapporto catturati-condannati. Ecco. Allora, già questo, per valutare un magistrato, oppure anche le domande di trasferimento, perché dai certi uffici i sostituti scappano, i giudici scappano, da questo si valuta se uno poi può essere al prossimo incarico un buon dirigente. E questo è molto interessante ciò che dice Gratteri. Nella vicenda specifica che ha riguardato mio padre c'è una dimensione personale umana che è molto complicata naturalmente, ma c'è anche una dimensione molto semplice. Io non ho dubbi sulla onestà di mio padre, io non ho alcun dubbio. Ho detto però in televisione che se verrà giudicato colpevole, non credo, non penso, mi sembra assurdo, ma se verrà giudicato colpevole è giusto che paghi più e di più con una provocazione di più degli altri. È una provocazione, la legge è uguale per tutti, però come provocazione. Dopodiché la cosa incredibile in questa vicenda, Costanzo, è che
Io vorrei capire se è vero o no che qualcuno ha fabbricato prove false. E questo, questa è una roba che deve vogliamo sapere tutti, mica solo lei. E quindi, a differenza degli altri politici, io dico, sapete che c'è? Aspettiamo, non faccio come quelli che cercano di nascondersi, speriamo che Costanzo non mi chieda questa cosa. Io sono per chiarezza totale, aspetto da un momento all'altro e tutti i giorni ribadirò con forza che voglio la verità su questa vicenda, perché ci sono troppe cose che non tornano e io chiedo che sia fatta luce, con molta tranquillità, allora, e con molta determinazione. Verità per verità. Cosa temeva realmente che io le chiedessi? Non le ho chiesto? No, ero sulle intercettazioni. Non mi ha chiesto niente di difficile. La cosa che voglio... No, che magari temeva io per disattenzione. No, vabbè. Chiedere tutto. Io non mi giustifico dal 1993, l'ultimo anno del liceo. Anzi, visto che stanno venendo fuori tutte le cose tra me e mio padre, lo faccia dire, babbo, mamma, io nel febbraio del 93 una volta, non ve l'ho detto, ma ho saltato la scuola. Sono andato alle cascine e scusatemi, prima che venga fuori in un'intercettazione su un quotidiano, si sappia che effettivamente, non ridete così perché sarà capitato anche vostri figli. Aspetti un attimo, chi ne ha fatto sé che ho abbigiato a scuola? Da noi si dice mano? Forca, perché... Anzi, vedete? Tutti, io pure, tutti. È la prima volta che vinco dopo il referendum. Tutti, guardi dietro, tutti. Lei in questo caso ha raggiunto l'unanimità. Ecco. Qua, No, Gabbani no. Gabbani no. Lo alzate tre. No. Alzate anche le gambe. Anche le gambe. Tipo balletto. Senta, ma lei ha fatto un libro che si chiama Avanti. Verso dove? Verso il futuro, perché troppi politici hanno paura a parlare del domani. Si dice, arriveranno i robot, l'intelligenza artificiale, ci porteranno via i posti di lavoro. Io sono convinto che con tutti gli errori che ho commesso, con tutte le belle cose che abbiamo fatto, però quello che noi abbiamo è un'idea di futuro. Cioè, la cosa che secondo me è cruciale nella nostra esperienza è dire, noi tra 20 anni l'Italia la immaginiamo così. Quando tra 25 anni ci sarà un'altra puntata del Costanzo Show, perché tanto ci sarà sicuramente, io vorrei che l'Italia che ci sarà tra 25 anni non fosse un'Italia impaurita, rassegnata, rannicchiata. Quindi avanti verso il futuro, non fermarsi. Perfetto. Allora, dal momento che lei parla di Costanzo Show, io le dico, cogliendo la palla al balzo, appena torna a essere Presidente del Consiglio, la prima intervista la fa qua. Affare fatto. Dai. Questa mi sembra la cosa più semplice. Dai, E poi si è mai svegliato di notte dicendo chi mi ha fatto vano? No. Io devo soltanto dire grazie al mio paese. È un'esperienza servire la propria comunità è la cosa più bella. Cioè, non dormi la notte delle volte, però. Mi è capitato la notte peggiore in assoluto di questi anni a Palazzo Chigi è stata la notte del terremoto di Amatrice. Ah, lì io sono svegliato 6-7 minuti dopo la prima comunicazione del terremoto e non riuscivamo a parlare con i sindaci. Quella è stata, ricordo bene perché ero a Palazzo Chigi nell'appartamento, e quella è stata la notte più drammatica in assoluto. Senta, dato che ne ha parlato lei... Dato che le sono rimaste delle conoscenze, può accelerare la ricostruzione delle scuole lì? È perché, dai, non si può. Posso dire su questo una cosa a livello personale e una cosa a livello politico? A livello personale ci sono nei comuni del terremoto degli autentici, straordinari gladiatori che sono... Non tutti, ma molti sindaci impegnati, primo tra sindaco tutti di Amatrice. Sergio dai. Pirozzi, sindaco di Amatrice, dai, persone straordinarie. Voi immaginatevi questo, perché io ho detto mi sono svegliato di notte alle 3 quella volta e va bene. Poi questi da 8 mesi... Non dormono più. Magari riesco... Sergio è uno che è straordinario, con lui tanti altri naturalmente. Il sindaco in un paesino non è il primo cittadino, è l'ultimo cittadino. E quello si fa il mazzo per tutti, perché non è che faccio il sindaco, politica. È quello che è lo psicologo della comunità.
quello che stanno facendo è straordinario. Dal punto di vista politico, le norme sono state fatte, Costanzo. I soldi ci sono. E devo dire una cosa, il governo Gentiloni, io rivendico sempre le cose che abbiamo fatto noi, ma in questo caso voglio dire che il governo Gentiloni ha fatto ancora meglio di quello che avevamo fatto noi, perché ci ha messo più soldi e più norme. C'è un doppio problema enorme. Uno, la burocrazia, che per spostare un ancora... Quella è la rovina. E questo è un problema vero. Allora dobbiamo stare attenti, perché da un lato non dobbiamo però nemmeno alimentare fenomeni di corruzione, quindi dobbiamo evitare che arrivi l'Irpinia 2, la vendetta. Però la burocrazia, ancora ci sono in molti, quasi tutti i comuni, le macerie, perché devono essere classificate, verificate. È una cosa assurda, uno. E due, c'è un problema, in alcune zone va meglio che in altre, perché c'è più forte il senso civico. Noi dobbiamo dare una mano in particolar modo ai piccoli comuni, e questo lo faremo anche come PD, con le nostre responsabilità. Io voglio che in tutti i comuni, tutte le settimane, un parlamentare del PD si faccia vivo per dire cosa vi manca, cosa stiamo facendo, dove siamo in ritardo. Benissimo. Cioè, bisogna non abbandonare i piccoli comuni. Benissimo. 160 comuni. Allora, caro Presidente, io... Ex presidente. Io la chiamo presidente, come dice Totò, perché porta bene. Poi in Italia sono tutti presidenti. Che qualcosa... I suoi tre figli che dicono di lei? Bisognerebbe chiederlo a loro. A me la sconfitta al referendum ha fatto tanto male, come ovvio, perché secondo me è stata una colpa mia, naturalmente, quindi colpa mia, mi sono dimesso, punto, basta. Sì, vabbè, loro... Però umanamente mi ha fatto molto bene. Mi scoccia dirlo, perché è una roba che, devo essere sincero, mi sta ancora sul collo la sconfitta. Però, umanamente, uno, ho avuto più tempo per ripensare agli errori dal punto di vista politico, ma anche per godermi, cioè, la volta, il giovedì dopo la sconfitta e le dimissioni, dove c'era il Consiglio europeo, dove sta con la Merkel, e invece ero al ricevimento genitori a parlare di come mio figlio, il secondo, ama leopardi. E io manco immaginavo che mio figlio amasse leopardi, mi sono un po' preoccupato. Ma lei non può fare un paragone fra la Merkel e suo figlio? No, casomai era tra la Merkel e leopardi. Ma è mille volte meglio suo figlio da questo, Merkel. Non c'è un bel dubbio. Le sto dicendo che è meglio umanamente, io me li ero molto persi, Costanzo. E questo è un fatto positivo. Questo ha fatto bene a recuperarlo. No, lo so, allora, sono 16, 14, 15 anni, un periodo... periodo tosto delicato, bello starci insieme. Io le auguro molta fortuna e concludendo... Deve chiedere a mia moglie se è contenta che io sono andato a casa. E concludendo, le ricordo che appena diventa Presidente del Consiglio, la prima... Affare fatto, se non divento Presidente del Consiglio, però un posto in terz'ultima fila al Costanzo Show lo prendo sempre. No, ma anche davanti, dai. No, davanti no, poi mi beccano un casino, meglio stare dietro più... Che roba è? Ah, devo farmi un selfie con Costanzo. Ah, devi fare un selfie. Poi mi prendono in giro. Ma chi ha avuto questa idea sublime, Abbia pazienza. La cosa bella è che abbiamo messo dietro Gratteri, che adesso ci mette in galera tutte e due per punizione. Grazie a lei. Grazie, altro. Grazie ancora. Capace? Grazie.